Il recupero di Tommaso Marino, reduce da uno stop di 3 settimane per una distorsione alla caviglia, potrebbe rappresentare la carta in più in casa Comarch per affrontare al meglio la sfida contro la 0-1 Torino nei quarti di finale playoff del campionato DNA. Il playmaker toscano, assente anche domenica scorsa nell'ultimo influente impegno di regular season contro Latina, è tornato ad allenarsi con regolarità in gruppo e farà dunque parte del quintetto che domenica 22 alle ore 18 scenderà in campo al Palaruffini di Torino per gara 1. La seconda sfida si giocherà invece mercoledì, sempre alle 18, al Palafacchetti di Treviglio, l'eventuale bella ancora nel capoluogo piemontese, domenica 29 allo stesso orario. Una regular season, quella di quest'anno quanto mai lunga ed estenuante, vista anche la distanza di alcune trasferte sui campi del centro-sud, che ha visto terminare la Comarch al terzo posto della divisione nord-ovest con 40 punti, alle spalle della corazzata Omegna e appunto della prossima avversaria Torino. E se da un lato il coach dei trevigliesi, Adriano Vertemati, ha voluto dare un 7,5 in pagella ai suoi ragazzi per quello che finora sono riusciti a fare, il presidente del sodalizio bianco-blu Gianfranco Testa tende ad essere più generoso. Ma io gli darei anche un 8,5, merito gran parte, merito suo, perché ha creato un'alchimia giusta nello spogliatoio, i giovani si sono inseriti molto bene. Noi ci abbiamo sempre creduto che potessimo fare bene, però tanti dicevano che non saremmo arrivati ai playoff. Noi l'abbiamo fatto in un girone molto forte e la partita di oggi è stato l'accento sulla stagione regolare, che comunque ha fatto sì che il risultato fosse ottenuto con una grande soddisfazione. Mi ha fatto i complimenti e ringraziarli perché è andato veramente tanto durante questa stagione regolare.